Tre vittorie su tre partite nel nuovo anno e lo Scalea si rilancia per un posto negli spareggi. Contro il Roggiano arriva la prova di maturità in un percorso che sembra finalmente essere arrivato ad una svolta. La formazione di Carnevale è sembrata finalmente matura, capace di gestire ogni momento della partita, giocando con la testa oltre che con le gambe. Il Roggiano ha poco da recriminare, a parte alcune assenze importanti. Il palo di Piccirillo fa il paio con quello di Parise e anche dal punto di vista della sorte nessuno scompenso. Lo Scalea rischia di farsi male da solo con qualche incertezza in difesa e con questa bella conclusione dell'ex di turno Palermo che sfiora il palo alla sinistra del giovane Tiesi. La partita si gioca sempre a viso aperto, con occasioni da una parte e dall'altra, con i biancostellati che soprattutto davanti trovano spesso azioni manovrate che portano al tiro i centrocampisti. Non è un caso che sia Petrillo a spezzare l'equilibrio a pochi minuti dalla fine del primo tempo, con un bel sinistro da fuori area che si infila nell'angolo alla destra del portiere. Il Roggiano reagisce subito, ma Spadafora si divora il gol del pareggio e lo Scalea ne approfitta ad inizio ripresa. Tuffo di testa anticipa tutti sul primo palo, fa 2-0 da calcio d'angolo, va nelle proteste dei gialloverdi, il pallone sembra aver completamente varcato la linea bianca. È dopo il 2-0 che il Roggiano, nonostante molto tempo a disposizione, proprio non riesce a riaprire la gara, anche grazie a Tiesi, che al 20° dice no a Baulé con una grande parata. Al 24° il Roggiano è fermato da un fuorigioco che lascia più di qualche dubbio, anche se Grasso, ottima la sua prova insieme a Kemi al centro della difesa, era riuscito a salvare. Sul finale di gara è la squadra di casa che manca più volte il gol del KO, prima con Scoppetta che di testa non trova la porta da due passi e poi con Coppola che vince un rimpallo ma manda al lato con il sinistro. L'ultimo brivido a 8 dalla fine con Spadafora che impegna ancora Tiesi. Scalea Roggiano finisce 2-0.